ci troviamo in una struttura meravigliosa nel cuore della città, alla quale questa amministrazione ha voluto addirittura cambiare il nome. Da ex dormitorio pubblico l'abbiamo trasformata in centro di prima accoglienza, proprio per andare incontro a queste trasformazioni urbane, e sociali ed economiche della città. È una struttura vecchia di 200 anni, è una struttura rispetto alla quale per tanti anni, fino a marzo 2020, si è potuto dare accoglienza solo notturna. In occasione del Covid e con un grande sforzo, oltre che economico, anche amministrativo, siamo riusciti a rendere questa struttura residenziale H24, motivo per il quale anche l'Europa ci ha guardato come una pratica virtuosa, perché non solo è una delle ultime strutture pubbliche a completa gestione pubblica per l'accoglienza dei senza dimora in Italia come grande comune, ma in più è anche una struttura che invece di ridurre il servizio pubblico lo ha ampliato. Siamo in via De Blasis, nello storico edificio dell'ex convento del Divino Amore, per vedere come si è trasformato l'ex dormitorio pubblico, ora centro di prima accoglienza del Comune di Napoli, per andare incontro alle nuove e diverse esigenze dell'accoglienza. Il cambiamento è avvenuto grazie a importanti investimenti per un restauro che ha coniugato la funzionalità con il rispetto dei valori storico-artistici del luogo, tanto da arrivare addirittura a raddoppiare i posti offerti e ad offrire non solo accoglienza, ma anche reinserimento sociale. Attraverso naturalmente un finanziamento pubblico e quindi sul doppio binario sia della buona spendita delle risorse pubbliche sia della riqualificazione del riconoscimento del valore sociale di un luogo dove le persone vengono accolte, ma non solo, devono essere accolte bene, secondo un principio di dignità e secondo il principio dell'accoglienza nel senso più ampio della parola e non solo tanto per essere accolte, ma per essere accolte bene. E poi c'è un importante finanziamento del PON Città Metropolitana 2014-2020, rispetto al quale, ad esempio, tra le varie cose, siamo riusciti ad acquistare delle macchine lavatrici, delle macchine asciugatrici e un impianto di stiratura a livello industriale che permetterà da qui a breve agli ospiti della struttura di iniziare dei micro percorsi di inserimento lavorativo. Questo significa che questa struttura non solo accoglie persone senza dimora, ma intende avviare un percorso di riqualificazione e di reinserimento sociale. Al centro possono accedere i maggiorenni privi di alloggio o in condizioni di bisogno, di norma entro i 65 anni, per trovare un servizio a bassa soglia con assistenza di primo o di secondo livello. A lavori completati saranno accolte fino a 120 persone, cui oltre ai servizi per l'igiene, il vitto, il pernottamento e la socializzazione, verranno forniti anche quelli di segretariato sociale, servizio sociale professionale e orientamento lavorativo, in collaborazione con le suore e la Fondazione Massimo Leone. E per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sono state adottate anche nuove procedure e modalità organizzative che hanno contribuito a modificare sia le abitudini sia la struttura stessa dell'offerta dei servizi. Di fatto per noi è stata quasi un'opportunità. L'abbiamo colta rendendo appunto la struttura residenziale H24 che per gli ospiti è stato veramente un'occasione di grande respiro umano, perché è come se fosse una struttura residenziale. In più loro sono oggetto e soggetto di visite mediche, di attività di tamponatura, hanno il medico curante, le equip sociali sono anche loro soggetti a continui controlli, abbiamo un calendario strettissimo e osservato naturalmente con la massima serietà di ingressi e uscite dalla struttura. E in più naturalmente abbiamo tutto un protocollo che osservano ospiti e operatori e anche esterni che eventualmente dovessero accedere alla struttura di protezione e dispositivi individuali per la sicurezza, la protezione e la garanzia di tutti. Abbiamo messo un calendario anche di accesso alla struttura e anche su questo è servito anche per educarli gli ospiti alle regole, a osservare delle regole, perché venendo dalla strada spesso agli ospiti le regole non piacciono, però man mano si sono resi conto che osservando le regole è più facile vivere insieme e vivere meglio.